Oh, eccomi qua di mattina. La cosa strana è che, strana, insomma, particolare, oggi devo uscire con Dario, con la macchina di Topolino, il team Arrow. Avevo dato appuntamento alle 7:15, sono le 7:30. Viene fuori che praticamente non si è svegliato, il piccino si è addormentato, era stanco. Scherzi a parte, non gli ha funzionato la sveglia, quindi ora niente, ho fatto un paio di chiamate. Ci vediamo direttamente lì al cantiere, a Lama, perché comunque il vento è da nord, sarà da nord e conviene uscire di là. Vediamo un attimo come va questa pescata, sempre che Dario sia sveglio, o che si sia svegliato, o che si possa svegliare prima o poi nella sua vita. Vabbè, scherzi a parte, ci vediamo là. Ciao, ciao, ciao. It sound right, boy. Vabbè, eccomi qua, che dire. Certo che non svegliarsi quando uno pensa di dover andarsi a fare una pescata. Tra l'altro è un sacco di tempo che mi chiedevo di uscire, non ce l'avevamo mai riuscito a organizzare per bene. Oggi c'è stata questa combinazione astrale che è fatta addormenti. Ah, queste nuove generazioni, che bisogna fa. Vabbè, comunque dai, scherzi a parte, oggi cercheremo di non andare troppo per le lunghe perché abbiamo entrambi un impegno stasera e quindi rientreremo, ma probabilmente non oltre le 17, adesso vediamo. Usciamo dallo scivolo di Lama perché ci sono venti da nord, ieri il vento era abbastanza sostenuto da nord in realtà, quindi può darsi pure che oggi ci sia un po' di corrente, ma soprattutto acqua pulita. Fa un gran caldo, ragazzi, cioè la temperatura dell'aria, ma penso anche a questo punto anche dell'acqua superficiale, sia veramente bollente. Attrezzature leggere per quanto possibile, cercheremo di trovare acqua pulita. Vediamo un attimo se Dario si è effettivamente svegliato e ci troviamo lì al cantiere e diamo inizio a questa bella giornata di pesca. Beh, ci vediamo là, va? Ciao, ciao, ciao. Sveglia, sveglia Dario, sveglia Dario. Ciao. Beh, eccoci qua, non sembra per niente male la situazione, vento previsto da nord anche più debole di quello attuale, e comunque sulla litoranea abbiamo sempre il solito ridosso che ci ripara. Vediamo un attimo se c'è corrente, ma soprattutto vediamo se c'è Dario, se si è svegliato, se è lì al cantiere con la sua famosa macchina drifter di Topolino. Ah, macchine ridicole non ce n'è, quindi non penso che sia arrivato. Vabbè, il giovanotto non c'è. Aspettiamo. Allora, provo a spiegarvi quello che è successo. Praticamente stamattina, al contrario di tutte le volte in cui esco con la barca, ho messo dentro al gavone di prua la sacca e la plancetta. Mentre stavo guidando, che stavo venendo qui con la barca dietro, mi ha sorpassato una persona e mi ha fatto un gesto tipo un tondo così con la mano. Non ho capito se mi stesse salutando, se mi volesse indicare qualcosa. Sono rimasto sempre col dubbio. Mi sono arrivato al cantiere e ho controllato la barca e ho visto che da mia abitudine non c'era più sopra la sacca e la plancetta. Mi sono cacato sotto. Ho pensato, mizia, con un colpo di vento se ne sono andate e li ho persi per strada. Quindi ho preso la macchina, ho sganciato la barca di corsa, sono venuto a controllare tutta la strada per cercare di vedere se effettivamente era rimasto per strada questo materiale. Poi mentre guidavo mi sono reso conto, minchia, ma li ho messi nel gavone di prua. Tutto questo perché l'abitudine, essere abitudinale, fare sempre le stesse cose aiuta. Ogni volta che c'è una variante, in questo caso la variante è stata Dario che si è svegliato tardi, mi ha fatto fare tardi. Mamma mia, meglio così. Comunque quel ragazzo che mi ha passato con la macchina, non so se mi stesse salutando, ma mi ha fatto un gesto tondo. O forse il coperchio dello strumento del motore se n'è volato. Mi ha voluto indicare questa cosa qua. Mamma mia che smaltita, ragazzi. Niente, devo distruggere Dario, che tra l'altro era arrivato mentre stavo andando. Vabbè, cerchiamo di tranquillizzarci e farci una pescata, va. Ciao, 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 ciao. Tutta colpa tua, tutta colpa tua che mi fai fare cose a cazzo. Buongiorno. Senti un po' più spesso da queste parti, però. Non scende sempre da quella parte. Ma quando sei a tramontana, scendi di qua, vento da nord. Ci vediamo, ciao, ciao. Allora, cosa c'hai da dire a tua discolpa? Sentiamo. È la prima volta e probabilmente l'ultima volta che succederà. Queste sono le scuse degli uomini che falliscono a letto, capito? Che non sanno cosa dire. Qui stai sottolineando che abbiamo una relazione amorosa. Che cazzo, non è vero. No, però c'è una catena di eventi che non abbiamo interrotto per tempo. Comunque, vabbè, dai. Però qui sono contro il sole, non si vede nulla. Sì, ma tanto non ci deve vedere a te, si deve capire che sei un minchione. Adesso cerchiamo di girare al migliore dei modi. Il vento sarà teso, ma poi gira da nord, quindi dovrebbe essere a spianare. Pronto? Era torta. Vedi, devi fare soltanto il capo, non ho capito. Vabbè, dai, basta, andiamo che è tardi. Ciao, ciao.
Oh, ce l'abbiamo fatta scendere, nonostante tutte queste peripezie, insomma, della prima mattinata. C'è un po' di manetta ancora da ovest, col mare probabilmente da ieri ancora montato, ma dovrebbe andare a calare. E noi ce ne andiamo per iniziare a scaldarci un attimo sulla secca e da lì poi ci sposteremo in altre zone. A posto, oggi zero pesce. No vabbè, dai, scherzi a parte, arriviamo subito alla secca, ci divertiamo un attimo, ci rilassiamo, visto che abbiamo trovato di qua una piccola discussione con la popolazione locale, però insomma vabbè, sappiamo di essere nel giusto. Va bene, dai, ci vediamo direttamente sul punto. Ciao. Ok, ci siamo, venuti direttamente sulla secca, sul cappello. Iniziamo scaldandoci qua, magari intanto qui dà la possibilità di scendere sia da un lato che dall'altro, anche a fondali interessanti, quindi il cappello 7-8 metri, poi insomma ti puoi sbizzarrire. Speriamo che cali un po' sto mare che dà un po' di fastidio, ma non ci ferma sicuramente. E niente, ci cambiamo, andiamo in acqua. Non devo dire. Basta, non è niente da dire. Troppo abbastanza sfaiga. No, non è sfaiga, è disorganizzazione. Eh sì, proprio. Deve essere ti sfoghi qualcosa. Su di me? Vabbè. Non mi passare davanti che ti sparo. Vai, quando le ciance si entra in acqua. Ciao. Ciao. Bene, come succede quasi sempre sulla litoranea, dopo queste condizioni di vento e mare, la visibilità è davvero spettacolare. Al primo tuffo mi rendo conto della presenza di un branco di fasciati, che ovviamente, come spesso succede, dopo la capriola si dileguano. Utilizzerò una tecnica diversa per insidiare questo tipo di pesce, ve ne parlerò dopo, però al primo tentativo, avendo il lungo, devo necessariamente fare degli aspetti, anche per rendermi conto della situazione. Dopo innumerevoli tentativi, e visto che il pesce non si avvicina, perché quello che ho visto io è del pesce estremamente schizzato che si dirige direttamente verso fondali invece di bloccarsi, decido di attuare una tecnica diversa, ovvero quella della caduta. In realtà però poi Dario sta pescando all'aspetto in questo stesso frangente e effettivamente per lui le cose funzioneranno meglio. Comunque mi devo regolare su quello che vedo io e quindi attuo questa tecnica di caduta sui pesci, che poi vengono pescati con il tiro famoso alla Guglielmo Tell, con un po' di fortuna e un po' di esperienza. E a testimonianza di ciò vi faccio vedere che non tutte le ciambelle poi escono col buco. In questo caso il sarago è stato proprio mancato. Va bene, decido di andare a controllare qualche tana. In questa zona si trova una tana che probabilmente ricorderete da qualche video precedente, in cui ho trovato spesso delle corvine. Questa volta, quando mi affaccio, anche se lo faccio con circospezione e non avendo visto grande movimento dall'alto, effettivamente mi rendo conto che la tana è vuota. Questi pesci, gli scenidi, spesso si muovono anche nelle zone limitrofe alla tana stessa senza occuparla tutto il tempo. In questo caso, per esempio, sono fuori, non ne ho viste. Di lì a poco effettuerò un'altra planata in una zona molto vicina e ne incontrerò una solitaria che lascerò stare. Vedrete le immagini di questo pesce per rendersi conto comunque del fatto che la zona è comunque buona, ma la tana non è una tana madre, ovviamente anche a causa del poco fondale. Piccolo momento National Geographic. Lo sapevate che i dentici, quando pensano di essere nascosti nel grotto, sono convinti di avere un mimetismo fenomenale? Ecco quello che intendo. Vabbè, ovviamente non avevo nessuna intenzione di sparare, era solo per farvi vedere questa particolarità dei dentici. Comunque, per me in questa zona
L'unica tecnica è quella che vedete in queste immagini, la solita caduta sul pesce individuato dall'alto perché tutti gli altri spariscono o vanno verso il fondo, inabissandosi. Va bene, penso che sia arrivato il momento di cambiare zona e spostarci su qualcosa di più divertente. Ma prima di salire in barca, secondo momento National Geographic. Ecco un'aquila di mare. La conoscevate la differenza tra questo animale e quello che vi ho fatto vedere l'altra volta? Questa è un'aquila di mare, lo potete notare dal becco particolare e dal movimento delle ali. Quello che vi ho mostrato l'altra volta, se andate a vedere il video, era un trigone, un animale completamente diverso, come ricordate era infilato completamente nella sabbia. Ed eccoci qui, ci siamo spostati in un altro fondale che possa permettere un po' di razzolo con il piranha a quattro punte. In questo caso cerco di colpire in caduta il sargo che, come avete visto, però è scappato. Lo inseguo come al mio solito finché non decide di intanarsi, comunque è una tecnica che utilizzo molto spesso. Una volta individuato la zona dove ho visto il sargo entrare, questa volta attuo la tecnica propria specifica della pesca in tana. Quindi mi avvicino testa in giù in maniera molto circospetta, cerco di capire se il sargo è tranquillo, dove si trova, solo alla fine illumino e colpisco. Va bene, io mi diverto veramente tanto con questa tecnica. Anche se queste catture possono sembrare a un occhio poco esperto semplici e molto facili da eseguire, in realtà c'è dietro tutto uno studio e una conoscenza delle prede che stanno a monte della cattura stessa. Se si tratta di saroghi maggiori, le cose possono andare come vi ho fatto vedere, perché bisogna sapere che il sarago maggiore ha questa tendenza a intanarsi. Le cose cambiano drasticamente, per esempio, per i saraghi fasciati. Come potete vedere in queste immagini, questo gruppo di saraghi fasciati sfugge e quindi non si intana. L'unica tecnica che ho scoperto negli anni funzionare con questi pesci è quella di una caduta per bloccarli subito nel momento in cui decidono di scappare. Normalmente questo sarago non viene né all'aspetto né si intana, quindi ho attuato questa tecnica proprio perché, anche se un po' fortunosa e un po' particolare, è l'unica che ritengo valida con questi pesci. E inoltre si tratta di un bel sarago fasciato, che normalmente, almeno a queste quote, non raggiunge queste dimensioni. Sono estremamente contento. Quindi la pesca in tana non è banale, conoscere le specie da insidiare e i loro comportamenti ci aiuta sicuramente ad adottare la tecnica migliore, e comunque nulla è facile in questo sport. A testimonianza di quanto ho detto, vedere soltanto la fase finale di una cattura non è abbastanza significativo. A monte, come ho detto, c'è tutto uno studio e un'analisi sia del fondale che del comportamento dei pesci che sta alla base della cattura stessa. In questa immagine vi faccio vedere come alcuni saraghi che decidono di non fermarsi ma continuano a muoversi, a spostarsi, possano essere utilizzati anche come indicazione per ottenere informazioni utili alla cattura. Sto inseguendo questo sarago che mi sta facendo impazzire a destra e a sinistra. In questo caso io li chiamo pesci portatori perché ti portano nella zona in cui poi alla fine c'è qualcosa che funziona. A un certo punto decido di controllare questo spacco che dall'altro sembra piuttosto banale. Guardate che cosa trovo. Ecco il motivo del tanto girovagare di quei pesci che stavano andando da una parte all'altra facendomi consumare un sacco di energie, e alla fine si tratta proprio di pesci che hanno portato verso una tana piuttosto interessante. Pesco da tanti anni in questa zona e mai mi ero accorto di questo spacco molto interessante. Ci sono all'interno corvine, ma in realtà sto vedendo anche delle code di saraghi, più di uno è interessante. Se sparo al sarago, le corvine andranno via. Se sparo una corvina, avrò fatto una preda in più e il sarago, che ha tendenza a intanarsi, rimarrà in zona. Quindi la decisione è presto che presa. Cercherò di individuare la corvina più adatta, anche se sono piccole, ma almeno quella di dimensioni più adeguate, e poi continuerò a pescare. Tutto questo per far capire che alla fine non c'è soltanto l'atto finale tecnico della discesa in tana per poter sparare, ma tutto uno studio che va fatto, considerato e ovviamente alimentato con l'esperienza. Bene,
devo attuare il piano di cui vi ho parlato. Primo pesce entra in carniere, la corvina. Sicuramente adesso all'interno di quello spacco i saraghi si saranno andati a infilare in zone molto più interne proprio per il frastuono causato e il timore che sto causando da pescatore. Quindi devo attuare a questo punto la tecnica della pesca in tana, avvicinandomi senza farmi vedere troppo, quindi con la testa verso il basso e cercando di individuare qualsiasi tipo di movimento o di luce particolare che mi dia indicazioni sulla presenza e la posizione dei saraghi. E il primo, di buone dimensioni, viene subito individuato. Consapevole di aver visto all'interno di quello spacco qualcos'altro oltre a quanto già preso, riscendo sempre nella consapevolezza che qualche altro sarago, qualche altra coda già vista con quest'altro frastuono si è andato a infilare in zone ancora più particolari. Guardate, in questo caso c'è un buco dall'alto che mi consente di vedere la preda, ma non di pescarla perché non potrei estrarla, però contemporaneamente illumina questa zona all'interno dello spacco dove il sarago ha deciso di fermarsi. Tutto quello che ho da fare è rimanere lì con un piccolo aspetto all'imboccatura della tana e aspettare che sia lui ad avvicinarsi, così come avete visto. Altro bel sarago che entra in carniere. Insomma, la pesca in tana non è assolutamente banale, che ne dicono tutti i professionisti di altri tipi di tecniche. Comunque ogni tecnica ha i suoi segreti e ha le sue necessità di avere tutto quanto fatto in maniera perfetta e alimentato, come ho detto, dall'esperienza. L'importante è saperle attuare tutte in ogni circostanza. Bene, terminata questa pescata in questa zona, decidiamo di ritornare in barca e ci spostiamo su un altro fondale, dove vado a controllare questa tana passante in cerca di eventuali corvine, visto quello che ho visto in precedenza, ma in questo caso la tana si dimostra completamente vuota. Mi sa che siamo quasi arrivati all'orario finale, entrambi abbiamo un impegno e dobbiamo uscire prima del tramonto sicuramente, ci eravamo dati le 5, ma qui, terzo e ultimo momento National Geographic, vi faccio vedere questa piccola ma fantastica caretta che era appoggiata sulla sabbia durante un mio tentativo di aspetto e che mi ha un po' sorpreso con il suo movimento. Il mare di Taranto è davvero fantastico, ma adesso è arrivato il momento di distaccarsene e ritornare a casa. Oh, insomma, questa giornata che è iniziata nel peggiore dei modi, perché il suo ritardo, poi io che mi sono immaginato di aver perso tutta l'attrezzatura, ho fatto una corsa indietro, quasi mi ammazzavo, invece tutto a posto, siamo arrivati qua, abbiamo pescato. All'inizio è stato un po' faticoso trovare il pesce, almeno per me, ho dovuto viaggiare parecchio, poi alla fine qualche indizio, qualcosina, sono riuscito a tirare qualche coniglio fuori dal cilindro. Stancante abbastanza. Alzati Dario, alzati. Alzati e cammina. Cosa vuoi dire tu al tuo discorso? Lui ha pescato più all'aspetto e ha fatto questa scelta, probabilmente valida anche quella, perché io i saraghi li vedevo dall'alto, però poi scappavano dall'alto, scappavano, andavano verso il largo, probabilmente era da aspettare e i saraghi si avvicinavano, così come mi ha detto lui. Poi invece quando sono riuscito a trovare la quadra di quelli che entravano in tana, sono riuscito un attimo a ottimizzare la cosa e a prendere qualche pesciotto. Beh, che dici? Che dico? Quello che hai detto è giusto. All'inizio ho pescato l'aspetto, ma perché sono abituato a pescare così. E fortuna ha voluto che davvero è la cosa migliore da fare. Poi però con l'andare avanti della giornata la temperatura dell'acqua si è raffreddata un sacco e i pesci si sono cacciati in tana. Sì. E quindi alla fine pure io mi sono messo a pescare in tana e i pesci sono comunque usciti. Vabbè, comunque l'importante è stato passare una bella giornata in mare, un po' più corta del solito, ci abbiamo tutti e due degli impegni e adesso vi facciamo vedere il pescato di oggi e voilà! Eccoli qua, saragoni protagonisti, bella pescata di Dario,
qualche pesciotto l'ho preso anch'io. Dopo quattro volte, dopo quattro anni, ce la farà sto Cristiano di Milano a fare una pescata decente? Vabbè, dai, oggi insomma, c'è la sostanza c'è. Va bene, siccome dobbiamo rientrare, siamo, non dico in ritardo, però dobbiamo fare le cose velocemente. Sì, perché sono le 5 e un quarto, e alle 5 dobbiamo rientrare. Ci cambiamo, rientriamo e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguite anche lui su Team Arrow. Team Arrow. Su YouTube e seguitelo anche su Instagram mentre raccoglie i funghi e fa le derapate con la macchina di Topolino. E ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Bene, malgrado gli intoppi iniziali, la giornata è filata via liscia. Stare in barca con qualcun altro e condividere tutto quello che succede sott'acqua, le proprie situazioni, le proprie esperienze, è sempre un momento di maturazione e quindi alla fine è sempre positivo poter discutere di tutto quello che succede sott'acqua visto da punti di vista diversi. Voi comunque iscrivetevi al canale perché sono in arrivo altri video. Sopra 32 gradi, check America, make sure it sound right, boys. E quello è il motivo per cui il vento è girato.